Finalmente, dopo diversi tentativi, siamo riusciti a fare questo consiglio comunale congiunto ed ad associare le funzioni di servizi nella Valle del Mercure. Il nostro è una convenzione aperta, quindi speriamo che dopo le elezioni si possa aggiungere anche il comune di Vigenza, naturalmente, per avere la Valle del Mercure al completo da questo punto di vista. È una cosa importante, si prefigura all'interno dell'area programma il Pollinaro Agrese, perché è un aspetto complementare, è la possibilità di creare un subambito all'interno dell'area programma Pollinaro Agrese, è un aiuto che diamo alla stessa area per definire meglio poi gli ambiti territoriali da individuare all'interno di questo territorio abbastanza vasto. Ci siamo messi insieme per poter gestire in maniera funzionale, efficiente ed efficace non solo i servizi ma anche le funzioni. È un passo importante, abbiamo deciso di unire non soltanto le 6 funzioni obbligatorie ma tutte quante le funzioni, tutte e 12 le funzioni. Vogliamo spiegare, Sindaco, diciamo, per sommi capi, queste funzioni? In pratica le funzioni fondamentali sono quelle che afferiscono all'area amministrativa e di gestione dell'istituzionale, poi una seconda funzione è quella della polizia locale, la terza funzione è quella della viabilità, dell'illuminazione dei servizi esterni, la quarta funzione è quella del territorio, afferente al territorio, urbanistica, rifiuti e tutto ciò che riguarda l'ambiente, la quinta gestione riguarda poi il socio assistenziale e la sesta funzione riguarda invece l'edilizia e la scuola in genere. Queste sono 6 funzioni fondamentali che avremmo dovuto in maniera obbligatoria associare entro il 30 settembre 2013. Siamo finalmente per una volta in anticipo sui tempi e, come ho già detto prima, non associamo soltanto le 6 funzioni fondamentali ma tutte le funzioni che possono afferire all'attività amministrativa di un comune, con l'intento e lo spirito di poter ottimizzare i servizi, migliorare la loro qualità e soprattutto contenere i costi per dare ai cittadini della Valle del Mercure un servizio sempre maggiore. Forse finalmente si comincia a parlare di città-territorio e quindi di cittadini della Valle del Mercure. Ecco, cosa succederà per un cittadino da domani mattina? Ecco, chiaramente il municipio lo troverà sempre aperto, ovviamente. Ecco, cosa succederà concretamente? Non calo, dal punto di vista del cittadino non cambia assolutamente nulla, perché la convenzione si può esplicare in 2 modi: con l'ufficio unico comunale oppure con le deleghe delle funzioni. Noi abbiamo utilizzato in questa fase, proprio per un avvicendamento progressivo, la delega delle funzioni, quindi il cittadino di Castelluccio si recherà agli sportelli e con il comune di Castelluccio, come quello di Superiore ai suoi e di Rotonda al suo. In pratica ci sarà soltanto un coordinamento per le funzioni di capofila, ogni comune avrà una delle 12 funzioni, sarà un comune capofila, e però sarà un problema che riguarderà i dipendenti e i responsabili delle funzioni. Fra l'altro neanche i dipendenti ruoteranno, ma siccome abbiamo gli stessi sistemi informatici faremo girare i file e le reti, non le persone, quindi non cambierà assolutamente niente per i cittadini. Ci sarà un risparmio economico per i comuni? È questo che si spera, perché proprio razionalizzando insieme le funzioni speriamo di ottenere un risparmio che sarà da quantificare, perché adesso quello che abbiamo dimostrato stasera è una volontà politica di intenti. A questo dovrà seguire naturalmente il lavoro dei segretari comunali, dei responsabili delle varie aree, per rendere pratica e operativa questa associazione di funzioni, e quindi allora, soltanto allora potremo quantificare i risparmi che di sicuro ci saranno. Facciamo l'esempio di un aspetto particolare: gli appalti. Ci sarà un unico comune che farà gli appalti per tutti, o ad esempio le gare d'appalto verranno fatte come sempre, cioè quindi comune per comune? Beh, probabilmente ci potrà essere una centrale di appalti proprio per garantire un appalto unico, cioè l'ufficio che lavorerà per i singoli comuni per appaltare di volta in volta le gare. Cioè, l'appalto sarà in capo all'ufficio di coordinamento, anche se riguarderà rispettivamente una volta il comune di Castelluccio o di Superiore o di Rotonda. Sindaco, un'ultima domanda: stiamo parlando di funzioni, ma nel pensare ai comuni che si uniscono, per esempio c'è un esempio che si fa spesso, le mense scolastiche, così come servizi, sì, di questo genere. Secondo lei si arriverà a questo? Sì, perché l'obiettivo è proprio arrivare a questo. Fra l'altro già con Superiore abbiamo il servizio di mensa scolare, di refezione scolastica insieme, quindi cercheremo anche di sicuro di aggregare anche Rotonda, perché le funzioni poi sono subordinate all'aggregazione dei servizi che afferiscono alle funzioni. Quindi tu hai fatto l'esempio della mensa scolastica, potevi fare l'esempio della polizia municipale, dei rifiuti, della TARSU, ci saranno tutte le funzioni che aggregheremo insieme e tutti i servizi che afferiscono alle funzioni saranno aggregati e gestite in maniera associata e coordinata. Grazie. Niente, io
voglio esprimere un concetto molto semplice, che è quello che una volta queste cose si sognavano, poi diventavano ipotesi, oggi forse cominciamo a concretizzare. E che cosa concretizziamo? Concretizziamo qualche cosa che è previsto dalla legge. Noi avremmo dovuto farlo prima della legge, però adesso la legge ce lo impone e noi abbiamo necessità di stare insieme, innanzitutto perché è un territorio omogeneo, quindi la Valle del Mercure è un territorio omogeneo, in più le distanze sono molto brevi, per cui la gestione associata in modo particolare può venire incontro alle esigenze dei bilanci dei comuni e a quelle anche quelle dei cittadini, perché poi se i comuni spendono di meno automaticamente ci guadagnano i cittadini. Per cui io mi auguro che quello che facciamo oggi possa avere un seguito concreto, nel senso di entrare proprio nella gestione dei servizi, tutti i servizi, perché noi qui siamo vicini, quindi possiamo farlo territorio senza tralasciare le peculiarità di ogni comune, perché il comune, diciamo il territorio, viene ad essere anche valorizzato, perché si fanno azioni comuni e quando si fanno azioni comuni sono nell'interesse generale. Possiamo parlare di una mini area programma che si fa nel Mercure in attesa che Vigianello voti? Poi questa è aperta anche agli altri, è aperta anche agli altri comuni della valle a completare. Noi iniziamo perché ci sono le condizioni per poterlo fare, per cui dobbiamo muoverci, perché già avremmo dovuto già farlo prima, abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Stasera pare che le cose vadano un po' diversamente. Oggi è un giorno sicuramente da ricordare per le comunità del Mercure. Apriamo una nuova pagina di storia per le nostre comunità, che vedranno sicuramente un futuro nuovo, un futuro di collaborazione, di condivisione di molte problematiche che ci riguardano. Cercheremo di portare avanti quelli che sono i lati positivi della nostra valle, quindi farla conoscere per quelle che abbiamo, ma sicuramente fra tutte le altre cose dobbiamo e dovremo mettere anche i servizi amministrativi, quindi una migliore funzionalità di tutti i servizi, in un'ottica di lealtà e di condivisione delle problematiche che sicuramente da persone intelligenti, da persone brave, quali tutti siamo, con l'aiuto naturalmente dei cittadini, dei tecnici, dei dipendenti, sono sicuro che veramente le nostre comunità avranno un futuro nuovo, un futuro tutto da mettere in campo, da scrivere, ma avremo veramente per i nostri figli qualcosa da nuovo da lasciare. Speriamo che queste tutte le funzioni che vogliamo mettere in campo, vogliamo andare ad associare, le quali le prime per il 30 settembre di quest'anno ne dobbiamo per legge per fare già due, quindi due entro il 30 settembre 2012, mentre tutte le altre funzioni vanno gestite unitariamente entro il 30 settembre dell'anno prossimo. Noi ce la mettiamo tutto e speriamo che tutto vada per il meglio. Questa sera ha un inizio praticamente di gestione associata delle funzioni nella Valle del Mercure. È un'iniziativa che arriva un po' legati alle norme che praticamente impongono questo ai comuni. Forse sarebbe stato più giusto che ci si arrivasse per una costruzione magari non imposta dalla norma, ma certo sarà un inizio che produrrà enormi cambiamenti nelle dinamiche di questi territori. Siamo soddisfatti perché questo è un inizio che avviene in quest'area.
e speriamo che praticamente possa dare là tante iniziative che questi territori hanno bisogno. Certamente da oggi ci sarà un comune non più di 800 abitanti come superiore, di 2000 come inferiore, di 3000 come rotondo, ma sarà un comune di più di 6000 abitanti che potrà dire anche la sua nell'ottica di una proposizione regionale di sviluppo per questi territori. Speriamo di essere all'altezza del compito che ci aspetta come amministratori. Assessore, possiamo parlare di una mini area programma e più magari rispondente alle esigenze del territorio, no? Certamente sì, io credo che l'area programma sicuramente è un obiettivo strategico che la Regione ha voluto dare, ma credo che sia più logistico e più opportuno che all'interno di questa area programma si creano delle mini aree, perché per la specificità dei nostri territori è impensabile gestire un'area così vasta come l'area programma. Ecco, possiamo dire ai cittadini che domani mattina i municipi sono tutti aperti? Certamente sì, certamente sì, certamente sì, certamente sì, anzi questa iniziativa fa in modo tale che i municipi continuino a essere aperti, altrimenti l'altra strada, quella dell'unione dei comuni, non viene da noi condivisa, invece in questa maniera manteniamo la nostra autonomia, manteniamo le nostre specificità, ma insieme alle nostre specificità possiamo costruire un percorso condiviso tra le altre comunità del Mercure.